conosciuto in un piccolo centro sperimentale dei bambini di età prescolare con delle potenzialità simili a quelle di Leonardo da Vinci, che sono capaci di modificare, secondo me, meglio il mondo. Questi bambini, con opportune metodiche, si sono appassionati all'egittologia, alla paleontologia, all'entomologia, all'archeologia subacquea e altre centinaia di argomenti che adesso non posso citare né farvi esempi. Pensate solo che alle favole che conoscono benissimo preferiscono le opere di Shakespeare perché le hanno vissute in pratica da protagonisti nel centro. In realtà non sono dei geni questi bambini, sono dei bambini normodotati, quindi come tutti gli altri bambini che hanno soffrito dei centri di interesse, cioè di argomenti che la scuola dell'obbligo non mette a disposizione, ma che diventano entusiasmanti con gli imprinting positivi e con tecniche di simulazione personalizzate. Perché direte voi a questa età? Perché si fissano in maniera indelebile senza studiare. Giro giro tondo, ce lo ricordiamo, moriamo, siamo lì e giro giro tondo ce lo ricordiamo. E poi anche perché adesso noi possiamo preparare l'impalcatura di un futuro adulto che sarà eclettico, che non si annoierà, non andrà a drogarsi e darà un contributo alla società nuovo. Chiedo a persone volenterose di portare avanti questo sistema educativo che ha riscosso certamente successo anche all'università e che dopo averlo io interrotto, quindi è stata colpa mia, vorrei riprendere e divulgare con le persone. Volevo precisare una cosa, non è che nei centri sperimentali o diciamo nei centri di interesse c'è il porno, eh? No, non viene insegnato il porno, semplicemente questo è un bambino di 4 anni che nella voga di raccontare l'Iliade, perché era un appassionato dell'Iliade, si è espresso in questo modo ed è diventato il titolo di un libro poi.